Usiamo il sistema decimale perché abbiamo 10 dita. Quante cose si imparano facendo video su YouTube? Che poi uno ci pensa e invece... 10 dita. Salve gente, bentornati sul canale. Scusate la giacca, ma sto cercando di areggiare la stanza dopo la perdita che ho avuto nel muro, che pare essersi risolta, quindi evviva! Comunque, tutto questo episodio è per ringraziare voi che vedete, commentate e spammate, ma anche per tutti quelli tra voi che pazientemente mi hanno fatto notare le fregnacce che ho detto nei miei video. Perché sono umano anche io e posso sbagliare, ed è anche grazie ai vostri feedback che sono migliorato. E infine grazie a tutti quelli che mi hanno insultato e basta, senza volermi minimamente aiutare. Io non so, non conosco le vostre motivazioni, forse volete demotivarmi, non lo so. Si dice che chi insulti e basta lo faccia per invidia, e se siete invidiosi di me, regà, siete messi malissimo, ve lo dico. Ad ogni modo, che mi aiutiate, mi seguiate, mi consigliate o mi insultiate, è solo grazie a voi che ho continuato a creare contenuti e sono arrivato a farne 101. E vorrei farvi notare che ho detto aiutate, consigliate, seguiate e insultiate senza mai sbagliarmi. In realtà ho rifatto questa clip 12 volte. E 101 è un numero alquanto strano da festeggiare, e poi devo confessarvi anche che sul canale in realtà trovate più di 101 video. E questo perché i primi video sul canale risalgono al mio periodo da Traser, quando caricavo video di parkour. E in realtà 101 è un retaggio proprio di quegli anni, ma vi spiego. Fin da bambini siamo stati programmati... Hanno detto programmati, attenzione, allerta pippone su scie chimiche Bill Gates. Per pensare in decine. Pensateci un attimo, i voti a scuola da 1 a 10, i voti all'università da 0 a 30. Che poi un simpatico professore una volta mi mise meno 4, ma questa è un'altra storia. Comunque, la tesi 110, la mille miglia di Indianapolis, o anche il metro, l'unità di misura, la decimilionesima parte dell'arco di meridiano che passa da Parigi. Che poi... solo dopo si sono accorti di aver misurato male, ma ormai il metro era quello e la decimilionesima parte suonava troppo bene. Insomma, siamo abituati a ragionare in decine, c'è sempre uno zero come cifra finale. Quando vediamo una decina, il nostro cervello automaticamente si spegne, smette di ragionare perché lo reputa un risultato. Cioè, in parole povere, è un po' il concetto del 9,99, no? Tutti sappiamo che 9,99 è 10, ma non è 10, è 9,99. Bene, nel parkour... ci si allena per migliorare corpo, mente e spirito, e per allenare la forza di volontà cerchiamo sempre di fare un pelino più del necessario. Quindi, ad esempio, che ne so, perché fare 50 piegamenti quando puoi farne 51? Sembra una sciocchezza, ma fare quel piegamento in più costa più fatica dei precedenti 50. Dipende chiaramente dal grado di allenamento, questo è un esempio, e in questo il parkour mi ha aiutato un botto, veramente, nella vita in generale, come fotografo, all'università e nonostante quel meno 4 in chimica, poi alla fine presi 28 nel voto finale. Ecco, per questo festeggio il 101esimo video qui su YouTube e ancora non mi capacito del seguito che sto avendo. Ho guardato gli insights e negli ultimi 365 giorni ho totalizzato 145.000 visualizzazioni, che per un canale così piccolo, cioè, credo siano tante, io non lo so, mi sembrano tantissime, e ho fatto 3.500 iscritti. È chiaro, rispetto ad altri youtuber affermati, questi sono numeri che fanno ridere, ma a me fanno comunque effetto perché, se ci penso, se mi fermo un secondo a pensare, solo l'anno scorso si è iscritta al mio canale 3 volte la popolazione del paese dove sono nato. Ora, portare avanti un canale YouTube mi costa una fatica enorme, a partire dalle idee. Ogni volta che me ne viene in mente una o qualcuno mi consiglia un argomento, me lo appunto su un file. E sono arrivato a 138 argomenti che prima o poi vedranno la luce. Ma questa è la parte semplice, perché ogni volta che decido di sviluppare un'idea mi metto al computer e scrivo un testo. E in genere questa parte prende dalle 2 alle 10 ore, in dipendenza della difficoltà del video che sto sviluppando, perché molto spesso devo documentarmi, andare a cercare degli articoli di giornale e poi leggerli, è lo stesso magari con libri o altre fonti. E poi devo girarlo, che se a casa mi prende in genere 3 ore, se invece in campo anche una giornata intera, quindi 12 ore. Poi viene la parte bella, il montaggio. E per montaggio non intendo solo il montaggio del video, ma molto spesso devo anche post-produrre le immagini che ho scattato per quel singolo episodio. E questo mi prende da un minimo di 8 ore a un massimo di 24 in genere. E alla fine devo caricarlo, che mi prende sempre in genere un'oretta, perché è vero che il testo sotto ogni video è un preset. YouTube ti permette di creare un
preset da copia e incollare fondamentalmente. Ma poi devo modificarlo per ogni singolo video, devo impostare i video pop-up che vi escono fuori, la pubblicità, i tag. Insomma, ogni video mi prende dalle 13 alle 46 ore di lavoro che, tradotte in giorni, 8 ore al giorno, fanno dai 2 ai 6 giorni lavorativi. Ora, per capire meglio come vivo... Che c'è qua? No, non c'era niente. Comunque, per capire come vivo, immaginate di inserire questo impegno all'interno della vostra vita lavorativa e familiare. Perché YouTube non è un lavoro per me, o perlomeno non lo è ancora. Io faccio il fotografo, lavoro come fotografo freelance, ho la partita IVA e ho una famiglia. E questo spiega perché a 35 anni ho tutta la barba bianca. Ma YouTube mi ha anche aiutato tantissimo ad affinare alcune skill, come ad esempio riassumere. Che, come potete immaginare dalla lunghezza di questo semplice video di ringraziamento, è una skill sulla quale sto ancora lavorando. Ma nei limiti della ragionevolezza anche un po' a recitare, ma soprattutto mi ha dato un metodo nel creare i contenuti che poi mi sono rivenduto con i clienti. Perché tutto sommato faccio produzione, come si dice in gergo, dalla mattina alla sera, 6 giorni su 7. Insomma, YouTube non mi ha solo imbavagliato, rapito e chiesto un riscatto per il mio tempo libero, ma in realtà mi ha insegnato anche qualcosa, e questo è quello che sto cercando di spiegare a Elena, la mia compagna, ma con scarso successo. Per la restante parte del video, torniamo al mio setup classico dei video. Allora, per rimanere sempre nella massima trasparenza, vi dico che dal mese in cui ho iniziato a monetizzare questo canale, quindi se non sbaglio agosto, il mio ricavo è stato di 209,81 euro. Ricavo, non guadagno, ok? Cioè, a questa cifra devo togliere le tasse. E questo è un tasto dolente, perché in realtà prima o poi dovrò riuscire a monetizzare tutto questo sforzo. Il mio obiettivo è creare dei contenuti sempre freschi e genuini, per quanto io possa, che possano aiutare chi guarda in un qualche modo, sia in ambito fotografico che nella vita in generale. Ma poi anche raccontarvi un po' della mia vita e di quello che faccio in generale, non perché mi voglia mostrare, cosa che mi interessa relativamente poco, e purtroppo da qui sarò brutalmente sincero, perché per quanto io mi sforzi non riesco a non esserlo, e quindi preferisco dirvi le cose così come stanno. Perché a livello di marketing, inserire qualcosa di intimo in un prodotto lo rende più accattivante. Primo, perché chi guarda può immedesimarsi. Secondo, perché la mia storia è per forza originale, è solo la mia. E terzo, per rendere meno sterili i contenuti che porto sul canale. Cioè, il senso è fare la lista delle feature di un oggetto, sono capaci tutti. È il modo in cui lo fai che fa la differenza. Ma tutto questo dovrà fare media con le esigenze della vita reale, e a tal proposito, quale migliore occasione per sottoporvi un mio dubbio, diciamo, etico? Sono stato contattato in questi giorni dal software Luminar Neo, chiaramente per promuovere i loro prodotti, e sono stati veramente gentili, e non lo dico per un interesse personale, perché allo stato attuale non ho nessun rapporto con l'azienda Luminar, ma mi hanno fatto un'offerta economicamente molto vantaggiosa. Ma come sono stato sincero con voi in questo video, sono stato sincero con loro in questa contrattazione. Cioè, il 90% dei tool per cui è famoso Luminar, quindi tutte modifiche rapide grazie all'intelligenza artificiale, io non le uso, e quindi tutto bello. Però, che poi non ne voglio fare una questione etica, non voglio ergermi a unico protettore della purezza ariana della fotografia, non mi interessa questa cosa, è che proprio preferisco io andare 100 volte in una location, beccarmi caldo, freddo, sole, nebbia, pioggia, neve, quello che succede succede, e stare lì, andare lì finché non becco le condizioni che cercavo, piuttosto che andarci a mezzogiorno in un giorno qualsiasi dell'anno o del mese e incollarci sopra un cielo scaricato da un archivio e fotografato da un altro fotografo che non sono io. Lo preferisco perché lo reputo alla stregua di una caccia, mi intriga di più, ma non è che per questo reputo l'altro approccio sbagliato. E convengo anche che, ad esempio, nel mondo lavorativo, se si ha un solo giorno per fare uno shooting per un cliente e quel giorno non si hanno le condizioni adatte, beh, in realtà Luminar aiuta parecchio. Oppure, che ne so, se scattate una foto con troppo rumore, il tool di Luminar vi aiuta a toglierlo molto meglio, credo, del tool di Lightroom, almeno da quello che ho visto.
Quindi a livello lavorativo forse è anche utile. Poi anche qui c'è sempre il discorso del cercare di convincere il cliente a scattare nel giorno migliore, ma non è sempre facile. È chiaro che Luminar offre degli strumenti specifici per questa tipologia di esigenze. Quindi non sono contro in generale, perché penso che qualsiasi strumento che ci aiuti a toglierci dai guai è uno strumento utile. L'importante è non abusare e non far diventare la risoluzione di problemi la routine, perché la fotografia non funziona proprio così. Quindi sono curioso di sapere cosa ne pensate sull'intelligenza artificiale in generale e su Luminar nello specifico, e se vi interessa vedere un contenuto, ad esempio di una post-produzione di un'immagine, su Luminar qui sul mio canale. Detto questo, siamo finalmente arrivati alla fine di questo episodio, in cui, se vi siete accorti, non ho mai ricordato di iscrivervi al canale. L'ho fatto apposta per lasciarmi il più bello sulla fine, quindi iscrivetevi al canale, datemi una mano, poi se il video vi è piaciuto mettete like, se no dislike, fate quello che volete, siete liberi, in libertà. Se avete domande commentate e qui sotto oppure su Instagram. Poi se volete darmi una mano ancora più grande e supportarmi attivamente, vi ricordo che ho aperto il mio account su Buy Me a Coffee, dove potete farmi una donazione. Potete. Ad ogni modo, fino al prossimo episodio. Ciao!